portali dedicati all'argomento c'era poco e niente, e quindi mi è venuto in mente, adesso creo io un sito che può fare da punto di riferimento per i videogame. Come è nata la tua voglia di fare l'autore, il curatore e poi tenere il portale di riferimento del libro gioco in Italia? Cioè, da cosa ti è scaturita questo desiderio, questo bisogno? Noi tutti che abbiamo, diciamo, 35, 40, 45 anni, abbiamo giocato i libri gioco fino a metà degli anni 90, poi i libri gioco sono effettivamente Preciso. spariti. Sì. Sono spariti sia perché la L ha deciso di smettere la collana per ragioni che non sono mai state del tutto chiarite, poi noi nel corso degli anni abbiamo un po' indagato, di fatto le vendite erano calate, ma non c'è stato solo quello di motivo, anche una scarsa fiducia verso il mezzo da un certo punto di vista in poi da parte di chi curava le collane e poi anche perché tutte le altre case editrici che si erano aggregate, che, quindi c'erano anche grandi nomi perché la Mondadori, Giunti, insomma c'erano stati parecchi editori di primissimo piano che avevano fatto uscire libri di gioco all'epoca, hanno deciso di puntare su altro. E siamo entrati in una fase di oblio totale per cui per almeno un decennio non si trovava quasi più nulla di libreria, si trovavano le vecchie ristampe di Lupo Solitario e poco altro. Io nel 2003 ero stato un vecchio appassionato, era una decina d'anni che non leggevo più libro game, come hai fatto tu, né più né meno, mi è venuto lo sghiribizzo di cercare di recuperare i libri che avevo in qualche maniera mancato quando erano usciti all'epoca in libreria e quindi ho guardato un po' su internet, un po' in giro, ho visto che effettivamente di portali dedicati all'argomento c'era poco e niente. Quindi mi è venuto in mente, io ho sempre avuto un po' il pallino per il linguaggio HTML che andava all'epoca per i siti web, e quindi mi è venuto in mente, adesso creo io un sito che può fare da punto di riferimento per i videogame. Ho iniziato, buttato giù una cosa bruttissima, cioè proprio scrivendo tutto a stringhe, quindi era una cosa proprio veramente primordiale, che però raccoglieva principalmente all'inizio le copertine e delle sinossi dei libro game L e poco altro. E ho avuto però un'idea geniale, me lo dico da solo, cioè quello di allegarci un forum a questo sito. E quello è stato l'uovo di Colombo, perché mi sono accorto che questa passione che ritenevo non riguardasse più nessuno, in realtà aveva ancora dei seguaci, e non erano neanche pochissimi. Quindi nel giro di poco tempo su questo forum si sono raccolte un centinaio di persone, e poi sono diventate sempre di più. E da lì sono partite tutta una serie di iniziative che hanno portato poi a un'espansione dell'attività che negli anni è diventata sempre più capillare. Quindi alla fine abbiamo creato una rivista mensile che esce ormai da quasi 10 anni, tutti i mesi parla solo di libro game, dei concorsi a tema, di fatto ci siamo reinventati come editori creando una collana di libri amatoriali che conta più di 100 titoli adesso, che sono liberamente scaricabili da Libro Games Land, tutti i libro game ovviamente. E anche ordinabili in stampa pagando solo, diciamo, le spese di stampa e di spedizione. E quindi la comunità di fatto si è riformata intorno a Libro Games Land. Da lì ad arrivare a una fase in cui poi il prodotto è tornato ad essere commerciale, sono passati di fatto altri 10 anni, perché ci sono stati 10 anni in cui il fenomeno è rimasto un fenomeno di nicchia, finché diciamo, all'inizio degli anni 10 del 2000 qualcuno si è accorto, passando sempre per Lupo Solitario, perché Lupo Solitario è sempre stata la pietra angolare di tutti questi passaggi, e nella fattispecie Mauro Corradini di Vincent Books, si è accorto che forse era il momento giusto per provare a rilanciare Lupo Solitario in nuova edizione, quindi cambiando un po' il concetto di libro game, che era un libro tascabile, dal bassissimo costo, che era diretto verso un pubblico di adolescenti, come eravamo noi all'epoca, o comunque addirittura di ragazzi più piccoli, e che quindi non avevano molti soldi e potevano spendere il giusto per comprare un libro. Lui ha pensato di fare un prodotto con la copertina rigida, la sovraccopertina, qualitativamente più bello sia da vedersi che da sfogliare, alzare il prezzo ovviamente, e vedere se c'era un mercato di persone che erano ancora appassionate. E effettivamente il mercato c'era. Quindi dopo un inizio un po' stentato, anche grazie a tutta una serie di azioni che sono state fatte da questi appassionati che si sono riuniti intorno ad LGL, che quindi hanno continuato a tenere alto il vessillo dei libro game, il messaggio è passato e sono arrivate tante altre produzioni successive.